Bentornati, questa è la seconda parte di LBA On Air per questa settimana. Tanto all'inizio mi sono dimenticato di una cosa importante prima di dare la parola a Gaia, che il nostro ospite della puntata è Gianluca Pagliuca, portierone storico della Nazionale, lo scudetto della Sampdoria e via dicendo, tutto quello che volete, dell'Inter ovviamente anche, che sarà con noi nel terzo blocco, ma adesso spazio a Gaia che è andata a Pesaro virtualmente, ma sei andata a trovare due amici pesaresi. Sì, torniamo alle origini. Dopo la pausa, di nuovo intervista in videochiamata e sempre un'intervista doppia. Diego Monaldi e Andrea Ancellotti, sono loro le mie vittime di questa settimana. Poveri. Poverini. Poverini. Sapete quello che vi aspetta? Avete guardato un po' di interviste? No. No, infatti sono un po' impaurito. In Vai. Tutte queste interviste c'è sempre una prova canora. Certo. Sì. Ma sono pure raffreddato, come faccio? Vabbè, la scusante se non viene bene. Vai. Vai. Ciao a tutti. Allora, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Rogers come jeans, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi. Cioè, bravo, bravissimo! Hai effettivamente sbagliato lo posto. Grazie, sei stato proprio bravo, vedi che tutta questa preoccupazione per niente. Sì, dai. Io non ho idea di cosa fare, quindi... Me vai tagliare! Poi all'improvviso... Brava, così ti voglio. Devi cantare tu, facciamo prima, no? Volare... Oh... Cantare... Con gli accendini... Nel blu, dipinto di blu... Devi stare lassù. Bravo, dai, va benissimo, va benissimo. Voto 10 per il coraggio. Il mio obiettivo in questa intervista è quello di cercare anche di capire come siete al di fuori dal campo. Quindi vorrei... Beh, capito. Sì. Già così, tu scemi. Tu scemi, però a parte questo. Adesso ognuno di voi mi deve descrivere l'altro. Inizio io? Sei simpatico. Vabbè, grazie. Di compagnia. Ho finito. Vabbè, guarda, non mi aspettavo niente. No, sei un buon amico, che ti conosco da tanti anni, quindi sei un ottimo amico. Questa una persona super e quando c'è bisogno sei sempre presente. Guarda, queste cose non me le hai mai sei come un fratello, per me cioè, non è niente, è convivino. C'è un momento c'è posta per te. Dopo ti do un bacino se vuoi. Io sì, voglio avere la stessa. Lo conosco da tanto, abbiamo condiviso tanto, sia fuori dal campo che dentro al campo, quindi battaglie, ma anche la vita quotidiana, ecco. Quindi prima di tutto un grande amico, questo è poco ma sicuro. Un ragazzo secondo me... alcune volte timido ma con un cuore veramente grande e un ottimo giocatore, ovviamente stiamo parlando di basket, quindi ogni tanto parla un po' troppo, ma questo già lo sa, sa inoltre che io voglio bene, però questa è la mia descrizione. Un ragazzo gigante con il cuore ancora più grande di quello che è, diciamo, l'identikit del perfetto serial killer. Il suo è che ogni tanto si incaponisce un po' in determinate cose. Quanti tatuaggi avete? Io due. Quali sono? Ho una scrittina qui, molto piccola, e una cavigliera sulla caviglia. La classica cavigliera d'estate da far vedere in giro. No, vogliamo fare il terzo, ma ancora non ho idea che fare. Quindi... Al momento due. Ok, io ho sette. Questi due ne ho due praticamente sulla spalla destra, uno dietro alla spalla sinistra, uno sui finti addominali che sono morti da tempo fa e uno sul polpaccio. Siete fidanzati? Sì. No. Partiamo da sì, come si chiama, da quanto tempo state insieme, raccontami un po'. Allora, si chiama Elena, stiamo insieme da 3 anni e mezzo e viviamo insieme da 2 anni e mezzo.
e vive qua con me a Pesaro, quindi non posso convivere con lui perché è per questo motivo, dai. Come l'hai conquistata? Non con la parlantina, no. Nemmeno con le canzoni, perché... No, esatto, assolutamente no. No, diciamo che... Magari ubriaco. Invece tu sei single, come deve essere la tua donna ideale? Io sono single, mi chiamo Diego. Ok, No, allora, facciamo no. entrare Diego. Aggiungetelo su No, allora, la mia ragazza ideale, mora prima di tutto, occhi scuri, un tipo un po' Simpatica. simpatica, sì, per me è una ragazza che, cioè, non deve essere permalosa, ecco. Se dovessi, non so, paragonare la tua ragazza ideale a una donna del mondo dello spettacolo o dello sport. Vabbè, mo devo sparare però, se Sì, no, cioè, spara, chi proprio se ne frega, giusto per farci la capire il tipo. Margi, Federica Margi, scusa, se dobbiamo sparare, Vabbè, buona. spariamo un botto. Abbiamo fatto il confessionale, era qua noi, siamo qui per vincere il GF. Ce lo meritiamo, secondo me abbiamo fatto una bella esperienza dentro, siamo sempre stati noi stessi, e mi raccomando, non ci buttate Facciamo le nomination. Brian Abita esattamente qua di fronte, si chiama Simone Zanotti nel caso. Sacchetti. Questa volta hai beccato due bravi ragazzi, dai. Veramente, non che gli altri fossero cattivi, però direi regolari in tutto e per Sì, tutto. sembravano abbastanza regolari, che sono le prossime che mi preoccupano un po'. Ho già visto qualcosa in redazione e l'unica cosa che mi fa rimanere sempre un po' così è Le scarpe di Gaia, no, è no? la scenografia. Questa era una cucina con una mensola dove si vedeva una specie di cosa che teneva il riso. Cioè, che si mettano, diglielo, che si mettano, non hanno... Ascolta, non è che possiamo pretendere, già li faccio cantare, Ma i giocatori insomma. di basket sono così, terra a terra, siamo sempre Gli stati... forniremo Siamo... magari un pezzo virtuale della nostra Comunque io non cameretta. ho capito perché, ma tutte le volte che io chiedo come deve essere la tua donna ideale, dicono sempre mora con gli occhi Sembri scuri. tu, perché hanno davanti te, avessero Un davanti me, po'. capelli grigi. Allora, cambiamo argomento, dobbiamo eleggere, o meglio, l'avete fatto voi durante queste ore attraverso i social della Lega, l'MVP di giornata. Questi sono i quattro in nomination: Marques Saints, Shai Davis, Saints ovviamente di Venezia, Davis di Cantù, Tyler Kane di Varese, che c'è sempre, è una novità, anche perché credo che sia la prima Sì. volta che ci sia un italiano in tutto questo, la super prestazione di Amedeo della Valle, del mio amico Deo. Allora... Andiamo a vedere i profili dei quattro. Direi che possiamo iniziare da Ains. Profili, nel senso quello che hanno fatto in partita. Marco Sainz, sapete, ha giocato, l'abbiamo visto prima, contro Bologna, partita che Venezia ha prima interpretato in un modo non meraviglioso, poi si è improvvisamente svegliata negli ultimi 5 minuti, scossa per la squadra veneta, e con Ains anche tanti punti, 17, 6 assist. 4 rimbalzi, guardia solida, perfetta per il nostro campionato, segna, fa segnare gli altri, direi che è il condottiero, il doge, visto che siamo a Venezia, il doge è perfetto per la squadra appunto di De Raffaele. Profilo o partita di Shai Davis, giocatore abbastanza sconosciuto, gioca ovviamente a Cantù, perché è sconosciuto? Perché fino a qualche giorno fa i nomi erano altri, Udano piuttosto che Mitchell, che facevano la differenza a Cantù. Cantù ha cambiato pelle in tutti i sensi. Questo era un giocatore che dalla panchina faceva un po' fatica, invece adesso affiancato a Jefferson, non c'è più Udano, e Davis fa veramente la differenza. Verticalista col senso del canestro, 13 punti, Jack, 19 rimbalzi in una partita, quella vinta da Cantù nel posticipo di Avuto, lunedì con Brindisi. ha avuto più spazio sicuramente dopo la partenza di Udanò, questo è poco ma sicuro, ma è un giocatore che è stato utilizzato soprattutto in difesa, adesso ha fatto vedere che ha dei numeri anche in attacco. Altro pivot che fa sempre la differenza per la Open Job Metis di Varese, Tyler Kane, sempre in doppia doppia praticamente. Questa di domenica contro Reggio Emilia è una doppia doppia esagerata. 19 punti, 15 rimbalzi per Tyler Kane, che lì sotto ha dominato una Reggio Emilia
un po' in difficoltà, avete visto Cervi che qualche problemino per trattenere Kane ce l'aveva, Kane che poi addirittura ruba la palla, va in contropiede, avete visto, poi suo classico gancetto appoggiato. Ultimo dei quattro, Amedeo Della Valle, scatenato contro la sua Torino, c'era anche suo papà Carlo che è stato il playmaker della Torino degli anni 80, la Berloni di Dido Guerrieri, ma non solo, a vederlo. Della Valle con spazio in Italia, ha visto, ha fatto vedere che può giocare e come, può anche metterla, 21 punti, 4 rimbalzi e 4 assist per lui, nella rotazione di una squadra profonda, qui addirittura un intercetto un po' sospetto per come ha messo la palla Muri in campo di Della Valle, dicevo nella rotazione, con una squadra molto profonda per l'Eurolega di Milano, c'è spazio anche per Amedeo Della Valle. A questo punto cosa dobbiamo fare? Abbiamo ancora un minuto, fatemi vedere se posso dire qualcosa ancora con voi. No, io posso fare... No, io ho tanti argomenti. Fermi. Ho visto la rimessa dove Della Valle ha rubato la palla. Ragazzi, nel mini basket insegnano che sotto il canestro non si fa la rimessa, quindi spostarsi sicuramente era un momento particolare della partita. Devi dirlo a Moore, devi dire il Moore, che tra l'altro ha anche un ottimo passato collegiale, non è, no, è un po' fresco, però, ma non va fino è, a un certo... è figlio di quelle situazioni dopo, dove a fine partita sei un po'... Cosa vuoi dirci? A partita persa. Due cose, una su Haynes, una curiosità, il suo nome è Marquez, è scritto con la Q grande, ecco, brava, a volte. Perché? Perché lui da piccolo usava scriverla così per enfatizzare un po' l'utilizzo di questa Q che si deve sentire quando pronunci il suo nome. Sì. E su Della Valle non è stato uno dei miei, delle mie vittime durante le Final Eight, ma a breve dovrà essere una delle mie vittime. Tanto potrebbe darti delle soddisfazioni. Potrebbe darti delle soddisfazioni perché un ragazzo... non è che ha tanto da dire in campo e fuori. Bene, grazie, avete riempito questo minuto, avevo altri argomenti, però è andata bene così. Fra poco, collegato con noi direttamente da Bologna, Gianluca Pagliuca, grande esperto di basket, oltre che ovviamente un grandissimo del calcio del recente passato e super tifoso della Virtus. A fra poco.